550 metri quadrati, 28.000 testi, 2.500 libri solo per bambini, 3.500 CD e 2.500 DVD. Questi numeri del nuovo punto vendita Feltrinelli, che è inaugurato ieri sera, 23 ottobre, a Rimini. Apertura con il botto, tanti romagnoli in fila per poter curiosare e acquistare volumi. A dare il benvenuto a tutti, il padrone di casa Carlo Feltrinelli, presenti anche il presidente della provincia Stefano Vitali, il sindaco Andrea Agnassi, l'assessore Massimo Pulini e Paolo Fabri della Fondazione Fellini. E proprio al regista riminese più famoso al mondo è stato reso omaggio. All'interno del punto vendita le stampe del librone dei sogni di Fellini sono state appese lungo il soffitto del locale, iniziativa che sarà riproposta nei punti vendita Feltrinelli di tutta Italia, da nord a sud, in una mostra itinerante. Fellini diceva che negli anni 60 diceva una frase molto bella, diceva che la Feltrinelli butta fiori in libreria, e quindi diciamo è una frase che ricordo con grande piacere, e certamente Fellini e Fellini, per cui insomma era doveroso questo omaggio a lui. In controtendenza, vista la crisi economica, Feltrinelli continua ad aprire punti vendita, 7 dipendenti che lavoreranno nel negozio in largo Giulio Cesare. Le librerie hanno una centralità molto importante proprio come punto d'incontro, luogo di stimoli, luogo di modernità, e quindi ci puntiamo ancora con entusiasmo e con forza nonostante la crisi, nonostante momento difficile del nostro settore. Settore che molti ritengono sempre più in crisi, visto l'avvento del digitale. E così la libreria si adegua ai tempi e regala un angolo ai propri clienti dove poter leggere attraverso iPad e tecnologie touchscreen. Un mondo molto importante che si affermerà senz'altro, ma sono convinto che il libro non sparirà e anzi manterrà un suo peso specifico, una sua centralità. È proprio per educare i più piccoli alla lettura che Feltrinelli all'interno del bookshop dedica un ampio spazio ai bambini con un'area attrezzata, ma non solo. Un angolo dedicato ad eventi e presentazioni sarà un punto di ritrovo per i riminesi, perché nel confronto culturale che la casa editrice ha costruito il suo segreto e successo. Il segreto di Feltrinelli sono 50 anni di pensare a una formula aperta, moderna e di proposta, di stimolo e di incontro. Questo è diventato sempre più sofisticato e cerchiamo di farlo ancora continuando a pensare al futuro.